Ragazzi, bentornati nel mio canale o benvenuti se è il primo video che vedete. Io mi chiamo Luna e questo è il Beauty Corner. Oggi andremo a realizzare insieme questo mega pochi. Mi avvicino, ve lo faccio vedere. Realizzeremo questo mega pochi e in combinazione con queste labbra utilizzando la Move Obsession di Huda Beauty e il rossetto MAR di MAC, che secondo me sta molto bene con questo tipo di make-up occhi. Se non siete ancora iscritti al mio canale, vi consiglio di iscrivermi per supportarmi, per farmi crescere e per vedere tanti altri video. Quindi attivate anche la campanellina che trovate vicino al tasto iscriviti. Lasciate tanti pollici in su se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo alla prossima. Eccoci qua, ragazzi. Ora cominceremo il nostro make-up. Intanto vi dico che ho fatto la base come uguale la scorsa volta. Ho solo cambiato il fondotinta e ho cambiato l'illuminante, perché visto che andremo ad utilizzare la Move Obsession di Huda Beauty, che è questa piccolina meraviglia qui, ho messo un illuminante un po' sull'oro rosa. Ok, allora, per prima cosa, prima di iniziare il make-up, visto che abbiamo già la base fatta, per non andare a sporcarla, vado ad utilizzare questa cipria di Essence, la traslucida, e vado ad applicarla proprio qua, in modo che riuscirò a seguire la linea immaginaria che andrò a fare, insomma, con la cipria, in modo che il fallout non scenda più sotto. La vado a prendere così, con un pennellino di questo tipo, la vado a prendere e vado ad applicarla qua dalla fine dell'occhio fino all'inizio del sopracciglio, in modo che se poi ci sarà qualche fallout io vado a spennellare la cipria e ciao. Dall'altra parte, ovviamente, ho fatto un sondaggio su Instagram dove vi chiedevo quale palette avreste voluto che utilizzassi in questo video tra la Desert Dusk e la Move Obsession di Huda Beauty. Avete scelto tutti la Move Obsession di Huda Beauty. Quindi io vi consiglio di andare a seguirmi su Instagram e vi lascio tutto nell'info box, le informazioni sui social e tutti i prodotti che ho utilizzato sempre nell'info box. Comunque il mio Instagram è il Beauty Corner, scritto tutto attaccato e piccolino. Ok, pronti? Partiamo. Prendo la palettina. Per prima cosa vado a prendere il color burro della palette, scusate, vi accego. Il color burro, questo qua, e lo vado a stendere su tutta la palpebra in questo modo. Poi vado a prendere il pennello di Zoeva, il 228, e vado a prendere il colorino, questo qua marroncino, che assomiglia molto a Illusion di Nabla, e lo vado a stendere nella piega, non preoccupandomi di essere troppo precisa. Poi mi avvicino un pochettino allo specchio perché non vedo nulla. Vado anche dall'altra parte. Vado semplicemente a seguire la riga della mia piega dell'occhio. Ok, fatto ciò, vado a prendere il colore, questo qua, rosa antico, e lo ripasso sopra. Poi questo make-up sarà un Halo Smoky Eyes. Halo Smoky cosa significa? Che andrò ad applicare un colore scuro qua all'esterno dell'occhio, all'inizio dell'occhio, quindi all'angolo interno, mentre al centro lascerò la palpebra luminosa. Quindi per fare ciò, cosa vado a prendere? Come colore vado a prendere prima questo bel vinaccia qua,
Non so perché si chiami Mauve questa palettina, perché cioè, i toni sono marroni caldi comunque e rosati al massimo, ma alba non ce li vedo. Vabbè, comunque andiamo qua all'angolo esterno, così. Poi vado all'angolo interno, vedete il fallout. E con quello che rimane sul pennellino vado a congiungerli così. Vado a fare la stessa identica cosa anche sull'altro occhio. Vado a riprendere il pennellino di prima di Zoeva e do una sfumata. Anche dall'altra parte a sfumare. Questi colori sono molto pigmentati, quindi se avete la possibilità di provarle queste palettine di Huda Beauty, io ve le consiglio assolutamente. Infatti volevo acquistare la Smoky perché sono facili e pratiche da portare in viaggio perché sono piccoline e poi costano una trentina di euro per 3, 6, 9 ombretti, quindi credo sia un buon compromesso, soprattutto per chi vuole provare gli ombretti di Huda Beauty. Scusate, mi vado a togliere questo fallout. Soprattutto per chi vuole provare gli ombretti di Huda Beauty, ma non vuole comprare le due palettone che vengono 65 euro. Quindi, secondo me, sono una buona alternativa. Ok. Una volta che ho sfumato questo colore rosso, che vedete una volta sfumato tende più al rosa, vado a scurire ulteriormente prendendo questo marrone qua, questo qui, esatto, e lo vado a riportare sopra questo rosso. Pennello e si sfuma. Ma raccontatemi un po' com'è la situazione dalle vostre parti. Qua da me ancora sta nevicando, guardo là perché ho la finestra di fronte. Qua da me ancora nevica e niente, quindi non lo so come andrà a finire. Oggi è giovedì 1 marzo, esatto, oggi è 1 marzo. Allora, intanto vi facevo senza dirvi, vado a prendere il correttore, questo è di Essence, il Camouflage, che ha una buona coprenza, nella colorazione 10 Nude. E cosa vado a fare? Prima me lo applico sulla mano. Eccolo qua, così vedete. Poi con un pennellino piccolino così, che c'è un pelucchio, lo vado a prendere, lo vado a passare qua al centro della scusate la voce, lo vado a passare qua al centro della palpebra, in modo che il colore chiaro che andremo ad applicare sopra diventi ancora più vibrante. In questo modo, vedete? Faccio ovviamente la stessa cosa anche dall'altra parte. Adesso, con un altro pennellino a lingua di gatto, questo è di Essence, vado ad applicare questo colore qua della palettina, che è questo rosa antico shimmer. Shimmer, poi non è shimmer, è metallizzato. Lo vado a prendere e lo applico sopra al
al correttore. Mano, vedete? Andiamo a rendere il tutto più omogeneo e uniforme. Vado a prendere quest'altro colorino qua, più sul rossiccio, vedete? Sempre con il pennellino di prima a penna. Lo vado ad applicare tra il colore chiaro che ho appena messo e quello opaco che ho fatto la sfumatura. Così. In modo da rendere il tutto più graduale e omogeneo possibile. Adesso bisogna ricreare la stessa identica cosa anche sotto sulla rima ciliare inferiore. Perciò vado a riprendere il rosso, lo applico qua all'esterno, così, e all'interno. Marrone. Interno. Non vado a caricare come sopra, è ovvio. Interno, esterno, interno. Poi al centro il salmone, detto così. Ok, direi che con la parte ombretti ci siamo. Vado a togliere la cipria, che se non pulisco il pennello. Benissimo, adesso oggi direi che ci sta l'eyeliner. Prima di fare ciò vado ad applicare una matita nera. Se vi interessa un video su come applico l'eyeliner, fatemelo sapere e ve ne faccio uno più specifico. Adesso vado via la ceglia. Mascara, prima passata Roller Lashes di L'Oreal, lo sapete, come lo sapete, ho fatto due video. E andiamo. Intanto che il primo mascara si asciuga vado a fare le labbra, applico questa matita di Bottega Verde nella tonalità cannella, sì, sul contorno delle mie labbra. Ok, adesso vado ad applicare il rossetto di MAC Mer, che secondo me ci sta molto bene. Cosa ci manca? La seconda passata di mascara. Utilizzo il Paradise Ecstatic di L'Oreal. Lo applico sia sulle ciglia superiori che inferiori. Allora ragazzi, questo è il look completato. Spero che vi sia piaciuto. Se avete delle domande, delle richieste per altri video, mi raccomando, lasciatemi tutto nei commentini, che io rispondo sempre e sono tanto contenta quando mi lasciate dei commenti. Per il resto vi aspetto su Instagram, mi raccomando andatemi a seguire, vi lascio tutto sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!